Un punto per continuare a sognare. Il miracolo salvezza termina in perfetta parità, termina 1-1 allo stadio Bentegodi, il primo posticipo di questo lunedì dedicato alla 21ª giornata del nostro amato campionato, della nostra amata Serie A. Tra pochi minuti in campo per il secondo posticipo di questo lunedì della seconda giornata del girone di ritorno all'U Power Stadium, la sfida tra un sempre più lanciato, lanciatissimo Monza, l'ambizioso club del duo storico Silvio Berlusconi, Adriano Galliani, la formazione brianzola di Raffaele Paladino, che affronterà invece la penultima della classe, la Sampdoria di Dejan Stankovic, obbligata a vincere quest'oggi per rilanciare le proprie speranze salvezza. Ma andiamo a parlare del punto conquistato dalla formazione gialloblu, dalla formazione scaligera, che quindi continua a sognare di poter recuperare questo divario che adesso si accorcia rispetto allo Spezia di Luca Gotti, sconfitto domenica all'ora di pranzo dal sempre più lanciato verso il sogno scudetto dal Napoli di Luciano Spalletti, con la coppia Krejcik, Kvaratskhelia e Victor Osimhen decisivi anche in quel del picco. Quindi a questo punto 4 punti differenziano le due squadre, con il Verona protagonista in campo lunedì prossimo, sempre alla Bentegodi, nel posticipo della terza giornata del girone di ritorno contro la Salernitana, in un vero e proprio scontro salvezza. La formazione campana che chiuderà questa 21ª giornata domani sera con l'inedito posticipo allo stadio Arechi tra Salernitana e Juventus. Il turno verrà concluso quindi domani sera. Come detto all'inizio del video, un punto che fa sognare sempre più in alto la formazione di Marco Zavarroni, colui che ha rivoluzionato, colui che ha tranquillizzato l'ambiente scaligero, e da quando si è seduto sulla panchina dell'Hellas Verona lo scorso 4 gennaio, nel pareggio conquistato all'Olimpico Grande Torino contro il Torino dell'ex allenatore scaligero Ivan Juric. Due vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta subita a San Siro di misura contro la formazione nerazzurra. Quindi davvero un grande momento di forma per la formazione gialloblu, che continua quindi a sognare in grande. Un grandissimo comunque gesto tecnico da poter commentare nella serata dello stadio Bentegodi, quello realizzato, quello messo a segno da Pedro, il campione del mondo, l'ex attaccante di Barcellona e Chelsea, ha fatto registrare davvero una grandissima prestazione, un gol incredibile sull'assist di Cataldi, un'azione manovrata con una grande intelligenza, un po' di confusione, ma alla fine la palombella di Cataldi per la girata all'interno dell'area piccola da parte di Pedro, che con il sinistro proprio al 45esimo porta in vantaggio i biancocelesti. Un gol che ha sicuramente spezzato in due la tensione, ma anche ha spezzato in due le gambe della formazione di Marco Zavarroni, che però non si è fatta prendere dal panico. Nel corso della ripresa è tornata in campo con grande garra, con grande decisione, e alla fine dei conti, dopo appena 3 minuti, ha realizzato con Cyril Ngoge alla seconda partita nel nostro campionato, dopo i 20 minuti concessi da Marco Zavarroni lunedì scorso alla Dacia Arena, nel posticipo della prima giornata del girone di ritorno contro la formazione friulana, alla prima partita da titolare, l'ex trequartista del Bruges e del Groningen realizza anche la prima rete in campionato, colpo di testa eccezionale sul traversone di un altrettanto eccezionale e decisivo, come sempre, Darko Lazovic, il capitano che sta trascinando a suona di prestazioni, gol e assist la formazione di Marco Zavarroni. Un primo tempo comunque in cui sono i biancocelesti a manovrare la palla,
con tanti tentativi, tante palle comunque imbucate verso Ciro Immobile, che si è ripreso definitivamente la Lazio dopo un primo tempo non convincente giovedì scorso in quel dell'Allianz Stadium nella sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia contro la vecchia signora. Primo tentativo da poter commentare, quello sulla punizione calciata da Sergej Milinkovic-Savic e poi il tentativo pericoloso da parte di Ngoge che recupera palla a centrocampo, si invola verso l'area biancoceleste, tentativo che però termina a lato. Ancora una volta due grandi chance per Ciro Immobile, il colpo di testa, liberare l'attaccante di Torre Annunziata da parte di Milinkovic-Savic. Prima Magnani e poi parata a terra da parte di un attento Montipò. Dagli sviluppi di un corner, tentativo di De Paoli, parata in tuffo da parte di Provedel. La gemma, il gol di Pedro a irrompere nella perfetta parità della serata fredda dello stadio Bentegodi, la ripresa che si apre con il traversone di Lazovic per il colpo di testa firmato Ngoge, poi un Hellas che potrebbe anche aver meritato il successo per quello che abbiamo visto nei secondi 45 minuti con la grande chance dello stesso Lazovic, tiro a giro che colpisce il palo, la parata da parte di Provedel sul tentativo maldestro di liberare l'area da parte dell'ex partenopeo Isai, palla che finisce a Doig, conclusione con il sinistro, a botta sicura c'è Provedel, intervento miracoloso dell'ex portiere dello Spezia. Quindi un Hellas che dopo il gol del pareggio ha preso letteralmente fiducia, ha cercato in più occasioni di poter realizzare il gol che avrebbe completato la rimonta, ma alla fine un punto per entrambe. Lazio che riesce a superare in questo momento sia Milan che Atalanta, si porta al quarto posto in classifica, invece un punto d'oro per le ambizioni salvezza per l'Hellas Verona, di una sempre più lanciato verso il sogno e salvezza Marco Zavarroni. Due vittorie, tre pareggi, una sconfitta nel 2023 per la formazione scaligera sotto la gestione tecnica dell'ex allenatore dell'Albinoleffe. Questa potenziale lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!